Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Miretti. Oggi facciamo un bel video perché alcuni di voi mi hanno chiesto un po' di parlare del vacuum addominale. Allora facciamo proprio un allenamento in cui proviamo ad allenare attraverso il vacuum addominale i nostri addominali. Esercizio molto utile. A volte si confondono un po' le idee perché tanti ve lo vendono per andare a ridurre il giro vita. È vero che avere un muscolo addominale, soprattutto la parte profonda, bella tonica, è un modo per tenere la pancia più in dentro e quindi è un modo per andare a velocizzare la riduzione del giro vita, anche se poi la vera riduzione del giro vita si ottiene andando a ridurre il grasso corporeo. Il vacuum. Io non ho ancora fatto video sul vacuum e allora mi sono detto perché no, facciamo proprio un allenamento di 5 minuti che potete metterlo in pratica quando volete, anche perché ho visto in giro che ci sono video sul vacuum molto complessi, molto lunghi, in cui alla fine è difficile capire un po' le cose come stanno. Allora lo facciamo semplice, vi faccio vedere prima come si fa, così poi lo proviamo subito. Ecco, tanto all'inizio è un esercizio complesso, all'inizio non è così facile andare a spingere al massimo in questo esercizio, quindi utilizzerete le prime volte per apprendere la tecnica di esercizio. Esecuzione del vacuum. Lo possiamo fare in questa maniera. L'esercizio parte, lo possiamo fare da in piedi oppure lo potremmo fare anche chinati in questa maniera, appoggiando le mani sulle ginocchia. Io ve lo faccio vedere all'inizio da in piedi e poi quando ci alleniamo lo vediamo anche in questa versione. Partiamo da qua, in piedi. Obiettivo: buttare fuori tutta l'aria, quindi prima parte. Poi portiamo in dentro l'addome, quindi pensate di portare fortemente in dentro l'ombelico, cercando di spingerlo in dentro verso l'alto, e poi terzo punto, teniamo per almeno 10 secondi questa posizione. Ok, questo è come lo andiamo ad eseguire. Buttiamo fuori l'aria, ok, portiamo in dentro l'addome, teniamo per almeno 10 secondi. Quindi preparatevi che lo facciamo insieme adesso. Facciamo delle tenute di circa 10-15 secondi, lo facciamo per 5 volte. Così parte un allenamento di 5 minuti di vacuum. Ecco, all'inizio non è così facile buttare fuori l'aria, tirare in dentro e tenere per questi secondi, quindi usate, come vi dicevo, le prime volte per perfezionare questo lavoro. E lo possiamo ripetere a cicli così di 5 serie. Lo possiamo fare anche 2-3 volte al giorno. E quando volete, tanto è comodo. Partiamo. In dentro e tengo. Tenete. Ok, recuperiamo 45 secondi, io ho il mio timer, lo metto qua per terra così ho le mani libere. Ecco, il vacuum è un bel esercizio, come vi dicevo lo potete fare in qualsiasi situazione, anche quando siete vestiti, anche quando siete sul pullman, quando siete in macchina, lo si può fare da in piedi, lo si può fare sdraiati, lo si può fare in quadrupedia, lo si può fare in tantissimi modi. Io adesso per comodità ve lo faccio vedere in piedi, poi adesso faccio ancora una serie così in piedi, poi faccio la versione con la schiena chinata e le mani sulle ginocchia. Ci facciamo 5 serie intense di vacuum, così lavoriamo bene la parte profonda dell'addome, in particolare il trasverso. Buttate fuori l'aria. Pancia in dentro. Tengo. Tenete. Ok, teniamo la mano in avanti solo per farvi vedere come l'addome deve rientrare. Lo scopo è quasi per pensare di portare l'ombelico verso la colonna vertebrale e tenere in quella posizione. Quindi è importante buttare fuori tutta l'aria, portare in dentro e tenere. Beh, 10-15 secondi vanno benissimo. Adesso faccio una serie in questo modo. Ok, andiamo di qua così meglio forse, mi vedete? Ok, e si esegue sempre il nostro vacuum cercando di spingere più che riusciamo. Inizialmente non è così facile spingere perché ci vuole anche un po' una capacità percettiva di recepire questa spinta isometrica, ma nel tempo sono sicuro che diventerete degli abili esecutori di vacuum.
butto fuori, pancia in dentro, tengo, tieni, ok, rilasso gradualmente. Così ci facciamo proprio un video, facciamo di 6-7 minuti, però almeno proviamo a fare questo vacuum, grande esercizio per il rinforzo della parete interna dell'addome, quindi il trasverso, utilissimo proprio per migliorare la tenuta di questi stabilizzatori e dare forza un po' tutto al nostro corsetto che prende il nome di corno, questo corsetto centrale del nostro corpo che ci permette di prevenire infortuni, di avere un addome più tonico, di tenere in dentro le viscere e quindi tutto serve per migliorare la nostra fisicità. Ok, preparatevi. Butto fuori. Pancia in dentro. Tengo. Fatelo con calma, quando non ce la fate più, interrompete. Bene, abbiamo ancora una serie, adesso faccio di nuovo con la schiena piegata, mani in appoggio. E così avete visto come si può eseguire facilmente questo esercizio utilissimo per il potenziamento dell'addome. Però, ripeto, per ridurre veramente il giro vita non serve il vacuum, dovete modulare la dieta, l'allenamento in generale per ridurre la percentuale di grasso sull'addome. Ok, prepariamoci. Ok, buttate l'aria fuori, ci impiegate qualche secondo, via. Pancia in dentro, bella in dentro, spingete bene in dentro, tirate sull'ombelico, tenete. Ok, bene. Così abbiamo fatto. Ecco, quando fate questa spinta, ovviamente la facciamo in apnea, tenete forte 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 per questi 10 secondi, 15 secondi, quello che riuscite, e poi riportate aria dentro e tornate a respirare. Così ci siamo provati a fare questa routine di 5 minuti, perché poi l'allenamento è durato appunto 4 minuti e 40 secondi, in cui abbiamo fatto 5 volte il vacuum. Ecco, questo lo potete poi ripetere durante il giorno, fare anche 2 volte, 3 volte, questa sequenza può andare benissimo, soprattutto all'inizio. Poi magari quando siete più bravi potete fare anche più serie, anche 10 serie possono andare bene, ed è un ottimo modo per andare a rinforzare la parete profonda interna del nostro addome con questo grande esercizio che possiamo dire respiratorio e isometrico di rinforzo muscolare. Grazie come sempre per l'attenzione. Se volete accedere ai miei contenuti gratuiti li trovate qua sotto in descrizione, ci sono tanti contenuti che vi ho preparato, e così ci possiamo allenare insieme attraverso delle lezioni in video. Come sempre grazie per l'attenzione, spolliciate e ci si vede alla prossima. Ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!